Grazie. Siamo qua, prima settimana è andata benissimo. No, 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 abbiamo quasi finito. Ciao. Non vi vogliamo disturbare. Come va? Sta andando bene? Abbiamo fatto la prima settimana, ora facciamo la seconda bocciofila e cosa fare? Mi raccomando, sì, questi scemi. No, no, li valorizzeremo e cercheremo di fare una bella cosa, speriamo, insomma, no, noi siamo tutti contenti, siamo una bella truppa, sia quelli di Roma e quelli di Cosenza ci siamo amalgamati benissimo. Ho visto che avete utilizzato molte comparse. Molte comparse. È voluto andare personalmente sul set per complimentarsi il sindaco Mario Chiuto questa mattina alla Villa Vecchia, dove Max Mazzotta, il celebre attore cosentino, si cimenta con la sua prima produzione cinematografica da regista, in un vero atto d'amore verso la sua città. Il film da lui scritto infatti è quasi completamente girato a Cosenza ed è ispirato alla figura di Fiabeschi, personaggio dei fumetti del mitico disegnatore Andrea Pazienza. L'opera, che prevede 45 giornate di riprese, ha come set i vicoli di Cosenza Vecchia, i locali dell'abitazione dell'ex sindaco Catizzone ed alcune esterne a Taverna di Montalto Fugo, Celico e Spezzano Sila. Tra i personaggi figurano noti cosentini, tra i quali il professor Franco Piperno e tra gli attori Ninetto Davoli, Lunetta Savino e Giampaolo Morelli. Il sindaco Chiuto, felice della scelta per la location, oltre ai complimenti ha ringraziato Mazzotta per la visibilità che darà alla sua città in campo cinematografico, dandogli la massima disponibilità di collaborazione, logistica e di servizi. Per la cronaca, il direttore della fotografia è Gianfilippo Corticelli, che ha lavorato anche in Paz e con Ozpete. In una settimana fa temevamo. No, no, fortunatamente. Fin quando dovete girare? Oggi no, dico in generale fino a altre 4 settimane, sì, fino a 21 di aprile. Comunque il 4 è la compagnia.